Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi no, non è lunedì, ma c'è comunque un videocritica. Ragazzi, oggi sono qui per fare un video a cui tengo tantissimo. Forse andrei in restrizione, ma a questo punto io all'algoritmo faccio l'ombrello, perché quando sono venuta a conoscenza di questa situazione sono davvero rimasta schifata e allibita. Ora però arrivo e mi spiego. Sabato a Milano, per chi non lo sapesse, c'è stato il Gay Pride. Ormai si usa chiamarlo solo Pride, però Gay Pride vuol dire letteralmente orgoglio gay. Gay Pride non è nient'altro che una parata che vuole mantenere in vita una serie di eventi chiamati Moti di Stonewall, ma sono noti anche come movimento gay statunitense. Questi Moti di Stonewall vengono considerati generalmente come il movimento con cui ha dato inizio la liberazione gay. Peccato ragazzi che sabato a Milano, durante il Pride, sia successa una cosa davvero di cattivo gusto, brutta, davvero brutta. Il fatto purtroppo spiacevole interessa una ragazza, influencer, attrice e conduttrice a detta sua, chiamata Stella Manente. Lei è una modella veneta che ha iniziato da giovanissima a sfilare sulle passerelle di Milano. In questo modo è riuscita a partecipare anche alle finali di Miss Italia a soli 17 anni. Stella inizia così a lavorare nel settore della moda, ma abbiamo un'evidenza: questa ragazza fa molto più piglio come influencer, o almeno così lei dice. Detto questo, fatte tutte le dovute premesse, allacciatevi le cinture ben strette, signori, tenetevi forti, tenetevi pronti e iniziamo a parlare di questa storia assurda. Quindi, cosa è successo? Stella sabato ha deciso di fare delle stories su Instagram riferite al Pride davvero di cattivo gusto. Onestamente, qui io non voglio neanche spiegarvi a parole cosa sia successo, mi limiterò a inserirvi lo spezzone di Instagram Stories che sta girando oramai da sabato in vari profili Instagram. In ogni caso, vi faccio sentire le Instagram Stories così che voi siate realmente consapevoli di cosa sia uscito dalla bocca di questa ragazza di nome Stella Manente. Vi dicevo, ovviamente dopo questo fatto il web è esploso, tantissimi influencer si sono infervorati, come è giusto che sia, e quindi niente, vi farò anche apparire qua accanto alla mia facciozza qualche simpaticissimo screen per farvi vedere che effettivamente tantissimi personaggi famosi si sono discostati da questa cosa, mettendo in croce assolutamente Stella Manente per la scelta di fare quelle stories, di condividerle e di metterci anche gli hashtag. Ore dopo cosa succede? Ovviamente Stella Manente fa delle scuse che lasciano assolutamente il tempo che trovano. Ma prima di andarvi a spiegare il perché secondo me queste scuse lascino il tempo che trovino, vi metto anche qui gli spezzoni di storie. Cosa ha detto questa ragazza per scusarsi rispetto alle stories di sabato riferite al Gay Pride? Buongiorno a tutti, sono senza parole ma le parole le troverò solo per fare le mie più sentite scuse. Ragazzi, io davvero non so come scusarmi, lo sto facendo con il mio cuore, con la mia anima, col mio corpo, con ogni poro della mia pelle, per quello che è successo, perché non era assolutamente mia intenzione ferire nessuno di voi. Semplicemente io non sapevo dell'esistenza di questo Gay Pride, e quando sono uscita di casa ieri mi sono trovata in mezzo alla folla con 40 gradi, ho sparlato perché stavo perdendo un treno e non riuscivo ad arrivare in stazione perché era tutto bloccato, un treno che mi avrebbe portato un appuntamento di lavoro molto importante del quale non potevo perdere, per cui mi rendo conto di aver sbagliato, anzi di aver enormemente sbagliato, e vi sto facendo le mie scuse a tutti, davvero a tutti, per quello che è successo. Vi dimostrerò nel video qui. Dicevo, vi dimostrerò dopo questa storia un fatto molto divertente, perché una mia amica ieri mattina mi ha scritto: andiamo a questo evento? E io risposi a lei: di cosa si tratta? Perché io davvero non sapevo dell'esistenza di questa cosa, per cui per me
Ieri è stato solo un ammasso di persone che mi impedivano di camminare. Tra l'altro io sono claustrofobica, per cui soffro di attacchi di panico e di mancamenti, per cui io mi sono sentita davvero male ieri. Ho reagito in una maniera sicuramente errata, vi sto chiedendo scusa, 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 e ve lo chiederò sempre. Però vi prego, basta, fermatevi con questi commenti, perché io non sono riuscita a chiudere occhio, ho le mani che mi tremano e quello che state dicendo è davvero di cattivo gusto. Se siamo in un paese democratico e siamo degli esseri umani, per favore rispettiamoci, perché sbagliare è umano. Io ho sbagliato, vi sto chiedendo scusa, però vi prego davvero con la mia anima di fermarvi, perché quello che mi state dicendo è davvero grosso, ok? È davvero cattivo. Amore, come stai? Tutto bene? Oggi vai al Gay Pride per caso? E cos'è, amore? Ha mai sentito? È presente la marcia che fanno tutti gli anni, quella per i diritti gay, eccetera, che però non ci vanno, diciamo, solo i gay, vabbè, ci vanno i trans gay, eccetera, però ci vanno anche poi quelli etero, diciamo, per sostenere appunto i diritti. Ragazzi, fermiamoci un attimo e iniziamo da qui. Cosa ha detto questa ragazza per scusarsi? Non sapevo esistesse questa manifestazione chiamata Gay Pride, quindi quando sono uscita di casa c'erano 40 gradi, faceva un caldo assurdo, io dovevo prendere un treno perché c'era un appuntamento importante di lavoro a cui non potevo mancare, e mi sono ritrovata questo ammasso di persone che mi impedivano di arrivare in stazione centrale. Ora ragazzi, io, pensandoci razionalmente, la vedo così. Se davvero così fosse stato, cara mia stellina del cuore, il telefono neanche l'avresti preso in mano. E quindi la signorina cosa ha fatto? Ha preso il telefono dalla sua borsettina, l'ha sbloccato, ha aperto Instagram, ha fatto quelle stories abominevoli e le ha pure condite con degli hashtag prima di pubblicarle. Capite ragazzi che per arrivare a pubblicare delle stories del genere sono necessari determinati passaggi. Ma soprattutto ragazzi, se tu quel treno lo stavi perdendo davvero e quel treno ti avrebbe dovuto portare ad un appuntamento di lavoro importante, non pensi a tirare fuori il telefono e a fare delle stories contro chi sta partecipando al Pride, tirando in mezzo anche il... Che santo cielo! Lo sanno pure i muri che gli omosessuali non li gradisse molto! Quindi ragazzi, anche il fatto che Stella dica io non sapevo ci fosse il Gay Pride, non sapevo cosa fosse questo Gay Pride, mi puzza! Perché proprio mentre sei in mezzo al Gay Pride mi citi? Mi sembra una coincidenza un po' troppo esagerata. Ecco, al limite se avevi un'urgenza di questo tipo, il telefonino lo lasciavi nella tua borsetta, sicuramente super fashion, e correvi, ti facevi strada tra la folla, piuttosto urlavi anche: ragazzi, perdonatemi, fatemi passare, devo prendere un treno, un appuntamento importante. Non ci voleva molto. Quindi già per tutti questi punti, per me non è credibile questa situazione del non sapevo cosa fosse il Pride, mi sono ritrovata in mezzo alla folla con 40 gradi, non capivo. No, non ci credo neanche un po'. Oltretutto, non sapevo che ci fosse il Pride. Milano è tappezzata di manifesti del Pride e anche Instagram, praticamente è un mese che è evidente che ci sarebbe stato questo dannato Pride a Milano. Dove cacchio abitavi? Sulle nuvole? Ma soprattutto, se sei consapevole che c'è una manifestazione, perché a questo punto secondo me lei era consapevolissima che in quel momento c'era il Pride, se sei consapevole che c'è una manifestazione in corso, ok, ti armi di forza, coraggio, buona volontà e esci da casa, metti il sederino fuori da casa un pochino prima per evitare di perdere il treno. O ancora meglio, cambi stazione se ti è possibile, visto che Milano non ha solo la stazione centrale, ma anche la stazione Garibaldi. Ma ragazzi, non abbiamo finito, perché non contenta, la nostra amica Stella si autosbugiarda pure. E mo vi dico anche come si è autosbugiardata questo genio. Stella ha pubblicato questa chat, quindi una corrispondenza privata tra lei e la sua amica. La sua amica, la mattina del sabato, comunque il primo pomeriggio del sabato, la invitava a questa manifestazione al Pride. Ed effettivamente Stella rispondeva a questa sua amica: mamma, ma che cos'è questo Pride? E la sua amica gliel'ha pure spiegato cosa sia il Pride. Per carità, gliel'ha spiegato in un modo un po' così raffazzonato. Non è che anche la sua amica avesse idee molto bene chiare in testa di cosa fosse questo Pride. Però insomma, la sua amica gliel'ha spiegato che in breve era una manifestazione per i pari diritti, ok? Quindi
pari diritti per tutti, anche per la comunità LGBT. Dopo che la sua amica le ha mandato quell'audio spiegandole cosa fosse il Pride, Stella Manente risponde ridendo, con delle emoticon che ridono. E a me a questo punto viene solo da dire: ma cosa cazzo ridi? Ma cosa ci trovi di divertente? Amore, come stai? Tutto bene? Oggi vai al Gay Pride per caso? E cos'è, amore? Ho mai sentito? È presente la marcia che fanno tutti gli anni? Quella per i diritti gay, eccetera, che però non ci vanno, diciamo, solo i gay. Vabbè, ci vanno i trans gay, eccetera, però ci vanno anche poi quelli etero, diciamo, per sostenere appunto i diritti. Quindi io, ragazzi, lo dico onestamente, non capisco come una tizia di 25 anni nel giro di 4 stories riesca ad affermare una certa cosa e concludere quelle stories affermando esattamente l'opposto. Semplicemente io non sapevo dell'esistenza di questo Gay Pride. Vi dimostrerò dopo questa storia un fatto molto divertente, perché una mia amica ieri mattina mi ha scritto: andiamo a questo evento? E io risposi a lei: di cosa si tratta? Perché io davvero non sapevo dell'esistenza di questa cosa. È presente la marcia che fanno tutti gli anni? Quella per i diritti gay, eccetera, che però non ci vanno, diciamo, solo i gay. Vabbè, ci vanno i trans gay, eccetera, però ci vanno anche poi quelli etero, diciamo, per sostenere appunto i diritti. Se la tua amica a questa manifestazione ti ci ha invitato, mi spieghi, stellina mia, com'è possibile che tu non la conoscessi? Non ne sapessi l'esistenza? C'è qualcosa che non va qui. Oltretutto lei, non contenta, aggiunge anche di soffrire di attacchi di panico, di attacchi d'ansia e simili. Ok, allora, smontiamola anche su questo, ragazzi. Se sei in mezzo alla folla e hai un attacco di panico in corso, non lo tiri fuori il telefono per fare delle stories, ma soprattutto non sbraiti, perché sei convinto di star per morire. La sensazione è quella. Se stai male, non ti metti a fare le stories su Instagram alludendo ai... Ragazzi, tirando le somme, io questa, sapete come la chiamo? Omofobia. Non c'è nient'altro da aggiungere. Ma ora vi mostro anche il perché vi dico questo, ragazzi. Perché sono uscite anche altre cose molto molto interessanti. A un certo punto entra in azione Tommaso Zorzi. Io non sapevo chi fosse prima di fare il video su Dennis Dozio, perché lui ha fatto un'intervista a Dennis Dozio. Ho scoperto in realtà che ha partecipato a Riccanza 3. È un influencer e, a quanto capito, è anche un personaggio televisivo. E cosa fa il buon Tommaso Zorzi, ragazzi? Mette in evidenza una stories che stava in evidenza nel profilo di Stella Manente e la fa ascoltare a tutti i suoi follower. Quindi ascoltiamo tutti insieme, come al solito è molto breve, assolutamente, poi torniamo qui e come al solito ne parliamo. Allora, ragazzi, questa Stella pare che si sia scusata, però un mio amico mi ha mandato una storia che è nelle storie in evidenza di Stella e diciamo che, cioè, non è proprio a suo favore quello che sto per farvi sentire. Sono le 2 di notte, tanti proci, ma qui ci si diverte, si balla tutta la notte, i negozi aperti. Queste persone farebbero prima dire: guarda, ho un problema, io odio questa categoria di persone, io a me i proci mi fanno schifo, sono così, andrò a farmi curare, ma non ho tanti amici gay, io non puoi non sapere a quanti cacchio di anni c'hai cos'è un Gay Pride. Posso che fare queste storie dove dici errare umano, ho detto una cosa in un momento di... Tu non hai detto una cosa in un momento di... Questo è esattamente quello che pensi, perché a me conosco Zera, lì, cioè, era un altro momento di... Ammosso già due, è una domanda. Dopo le storie di Tommaso Zorzi arriva un altro malloppone di storie solo scritte dalla buona Stella Manente. E infatti ora le andremo a leggere assieme, perché anche qui io ci ho trovato una cosina che non è che mi sia piaciuta molto. Allora, lei dice: sono rimasta sconvolta, ferita, sono amica dei gay e li amo, come potrei offenderli? Ieri mi sono ritrovata soffocata dal caldo e dallo stress e, non trovando una via di uscita in mezzo alla folla, ho reagito come una coglione. Lo so, ho sbagliato, ma non ho ucciso nessuno. Ma no, infatti, è solo tirato in ballo io. Questo incidente farà nascere una nuova me, profonda, riflessiva, umile. La gente che mi segue tutti i giorni e che mi conosce sa che quello che è successo ieri non è da me. Ho sbagliato, sono una cretina e sono stata una persona ignorante. E meno male che te ne sei resa conto, almeno lo ammetti. Mi avete abbattuto, sono a pezzi. Al limite ti hanno abbattuta, amore, però vabbè. Ma adesso datemi la possibilità di dimostrarvi quanto è grande il mio cuore.
Attenzione ragazzi, perché adesso arriva la roba che a me proprio non è piaciuta. Sono costernata per l'interpretazione strumentale che è stata data a una mia frase detta in fase di panico e stress. Nessuno qui ha strumentalizzato una frase che hai detto in un momento di difficoltà o in cui non stavi bene. Il problema, tesoro, è che qui quello che dimostri è di essere una persona omofoba. Punto. Questo è. Non puoi modificare le parole che ti sono uscite dalla bocca se poi hai deciso pure di condividerle nel tuo profiletto Instagram, capisci? Non puoi. Le hai dette. Ma ragazzi, non è ancora finita, ci sono altre stories che vi farò sentire per poi arrivare a un punto di conclusione in questo video. Ragazzi, sapete qual è la verità? Che scusarmi non basta, perché io me ne sono pentita amaramente, ok? E vedete queste occhiaie? Io non ho dormito questa notte, perché io non sono la persona che voi pensate. Io poi, raga, cioè io amo i gay, io sono amica dei gay, io parlo tutti i giorni con i gay perché Milano è pieno di gay, non avrei nessunissima ragione di offenderli o di denigrarli, cioè proprio siete fuori completamente, è stato un grandissimo equivoco, ok? Vi prego di smetterla per favore, ho nominato io. Solo perché sotto 42 gradi, quando tu sei nervosa e non capisci più niente, è un attacco di panico, non trovi una via per muoverti da un punto fisso perché costantemente trovi corpi davanti. Ragazzi, ve lo giuro, a me dispiace dirlo, ma nella mia breve stronza vita, tutte le persone che sono venute a dirmi "ma io sono amica dei gay", solitamente era una persona omofoba. Perché la frase "io sono amica dei gay, virgola, ma" è esattamente la tipica frase ignorante di chi è omofobo ma non vuole ammetterlo, si vergogna ad ammetterlo. Ed io, ahimè, sento fin da qua le unghie di stella arrampicarsi sui vetri per poi scivolare sempre di più verso il basso. Il fatto che Stella abbia ricevuto del hating è semplicemente una conseguenza di ciò che ha postato, perché queste cose, questa roba, è una roba che nel 2019 non si può più sentire. Non si può. Puoi ammettere i tuoi errori anche 10.000 volte, accampando tutte le tue mirabolanti scuse del caso, ma ehi, quelle parole le hai dette, non puoi nascondere l'evidenza dei fatti. Onestamente, quello che ho notato è che con questa storia hai perso la stima di tantissime persone e ho notato anche che poi ad un certo punto hai iniziato in modo compulsivo a ripostare delle stories di alcuni tuoi amici che tentavano di difenderti dicendo "io Stella la conosco da quando portavamo il pannolino e ci sporcavamo il sederino di pupù e non mi ha mai offeso riguardo la mia sessualità". Ma che me frega! Ma che me frega! Hai sempre comunque tirato in mezzo Hitler durante un cacchio di Pride. Tutti i suoi amici che dicono "smettetela di insultarla perché ci sta male". E no, mia cara, è qui che ti sbagli. Se la cagata che hai detto l'avessi detta tra te e te, o al limite l'avessi detta borbottando mentre cercavi di farti spazio tra la folla, al limite ti avrebbero sentita una manciata di persone e avrebbero fatto le loro dovute riflessioni, pensando "mamma mia, ma che personaccia, mamma mia, ma che vai a pensare?". E la cosa si sarebbe chiusa lì. Sei tu che hai deciso di condividere, e oltretutto hai deciso di condividere delle parole così gravi, così pesanti. Condividi delle parole così dure verso una comunità che ogni giorno lotta per ottenere i propri diritti e pensi di cavartela dicendo "ragazzi, guardate le mie occhiaie, io stanotte non ho dormito". E beh, e quindi? Ma brava, e sai cos'è questo? È il rovescio della medaglia dell'essere influencer e di pestare dei merdoni. Ma guarda un po', buongiornino stellina cara, vuoi un caffettino, un teino, qualcosa per svegliarti? Anche perché, scusatemi, però mi è venuto in mente anche un esempio davvero spicciolo, però è per fare un esempio stupido. Se io un giorno prendo e vado a rubare qualcosa in un negozio, mi sgamano e si decide di chiamare i carabinieri e di intervenire, io non posso guardare il commerciante e dire "ma io mi sento in colpa" per evitare che questo chiami i carabinieri e che io subisca le conseguenze che dovrò subire. A me fa piacere, Stella, che tu abbia avuto sempre reazioni super positive dal tuo pubblico, ma in questo caso non è così e non sei stata in grado assolutamente in questa situazione di gestire a modino il tutto. Hai seminato tantissimo vento, ma tanto vento. E sai qual è il detto? Il detto è "chi semina vento raccoglie tempesta". E tu, mia cara Stella, a mio parere, avrai ancora un pochino di tempesta da raccogliere.
Detto questo, ragazzi, ho finito di parlarvi in questo video. Spero che questo video possa essere stato per voi carino, interessante, ma soprattutto che per voi sia stato bello ascoltarmi e dire la mia opinione riguardo questa cosa, perché per me era molto importante dirla, onestamente. Quando ho saputo di questa cosa era domenica, era un momento di pausa, ero al lago, eppure mi sono incazzata come una iena, perché quando tra l'altro ho visto che sta ragazza aveva 25 anni, ci sono rimasta non male di più. Quindi spero che questo video possa essere stato per voi soddisfacente. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.